Altri 19 autobus di ultima generazione entrano a far parte della flotta mezzi della TUA, l'azienda di trasporti della Regione Abruzzo. Un innesto importante perché coincide con un momento delicato come quello della riapertura delle scuole, con tantissimi studenti abruzzesi che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico per le attività scolastiche. I nuovi mezzi sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sede TUA di Pescara, alla quale hanno partecipato fra gli altri i vertici aziendali con il presidente Gianfranco Giuliani ed il direttore generale Maximiliano Di Pasquale, oltre al governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Nessuno di noi può essere certo che il 24 e dal 24 in poi si riesca a garantire in maniera ottimale il 100% del servizio, il 100% della sicurezza, così come sull'apertura dell'anno scolastico. Però il nostro dovere è fare del nostro meglio e mettercela tutta. L'acquisto di questi autobus nuovi, moderni, efficienti è una iniezione importante di efficienza, e in più, oltre agli autobus che stiamo acquistando, abbiamo destinato una quota importante anche al noleggio di una flotta privata per andare a incrementare la flotta e supplire soprattutto nell'ora di punta, dove non saremmo in grado con i mezzi a disposizione. Dando un punto di partenza, arrivano 19 autobus per l'intero Abruzzo, c'è la coincidenza della riapertura dell'anno scolastico, ma soprattutto c'è la coincidenza con quello che è stato motivo di dibattito a livello nazionale in questa fase pandemica, e cioè il trasporto pubblico e la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto in modo da renderli più sicuri possibili. In questo caso specifico, questi 19 autobus che sono di ultimissima generazione, abbiamo qua il direttore mondiale dell'Iveco, Giorgio Zini, che ha voluto testimoniare con la sua presenza proprio questa novità che sta offrendo all'Abruzzo. Questi nuovi autobus per esempio avranno la possibilità di contare le persone a bordo e ci sarà un ricambio dell'aria ogni minuto, cosa che, come sapete, è stato oggetto di dibattito sia per quello che riguarda il numero delle persone sugli autobus e la possibilità che venisse individuato il numero massimo possibile sugli autobus, sia le problematiche connesse al fatto che era necessario un ricambio d'aria. Almeno questi due problemi con questi 19 autobus vengono risolti. Tenendo conto di tutto quello che è accaduto, avete messo in conto comunque per i primi giorni del nuovo anno scolastico anche qualche problema? Noi abbiamo, naturalmente, mettiamo in conto delle variabili, anche perché, come voi sapete, ci sono alcuni dati che non dipendono da noi. Quanto saranno gli studenti che effettivamente prenderanno l'autobus oppure si vorranno muovere con mezzo proprio? Per quello che però ci riguarda, abbiamo cercato, in base allo storico e al pregresso, di avere un quadro il più preciso possibile. Abbiamo fatto anche delle gare per esternalizzare, in caso di necessità, alcune corse che dovessero aver bisogno di una maggiore presenza. Abbiamo acquistato nuovi autobus e abbiamo creato anche le condizioni di un rapporto diffuso con le istituzioni, sia scolastiche che istituzionali, per cercare di creare le migliori condizioni possibili per la riapertura dell'anno scolastico.